Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Randellone. Oggi vi porterò questo video su nel cinema di Call of Duty Ops 3 e siamo appunto nella nuova mappa di Rise and Drache. E in questa partita abbiamo fatto con Matma01. Siamo arrivati alla round 26, ma si poteva arrivare anche molto più in avanti. E comunque vi voglio far vedere che comunque abbiamo imparato ormai a fare tutto in questa mappa. Infatti, io avevo anche i cosi, come si chiamano? Questi cosi qua. E l'arco potenziato. Anche Matma. Ora vi porto anche nella sua visuale. Allora, vediamo dov'è lui. Mi sa era qua da qualche parte. Eccolo. Chissà cosa faceva qua io. Non ne avevo idea. Allora, comunque per chi non lo sapesse, io ci ho fatto caso poco tempo fa. Là c'è il robot di Origins che si è schiantato nella parte iniziale di questa mappa, quando nel video iniziale. E non so, non l'avevo mai notato. Bello. E comunque è stata veramente una partita bellissima, lo devo ammettere. È durata però tipo 2 ore abbondanti, ma non è stato difficile. Si poteva fare anche molto più velocemente, solo che comunque si doveva imparare a... Insomma, ancora non eravamo molto pratici, dato che la mappa è da poco che la conosciamo. E comunque guardate un po' che... mi so gestito lo spazio abbastanza bene all'inizio qua, poi non so perché alla fine sono andato a incartarmi, perché ora vi farò vedere, velocizziamo un po' il tutto. Come potete vedere ormai avevo preso la mano e non c'è stato più nessun problema a gestire questi zombie fino a quando, ecco, vediamo un po'. Ah sì, mi ricordo che... Tipo non mi ricordo a che round. Vediamo un po', siamo al 16. Mi sembra al 16. Al 17 mi sembra. È successa una cosa troppo epica. Aspettate, eh. No, questo è bug. Comunque non so se ci avevate fatto caso, ma qui sono delle statue dei sacerdoti di Shadows of Evil. E questo qui me l'ha fatto notare anche Matma01. Io non ci avevo mai fatto caso. Poi avevo trovato anche un'altra cosa. Ah, ecco. Ecco. No, non posso andare? No! Aspettate, Allora. Ah no, ancora più avanti succede una cosa. Veramente si stava per morire in quel momento. Ora aspettiamo qua che sta per succedere veramente una cosa bellissima. Non mi ricordo che round, 17, mi sa il 22. Sì, al 22. Allora, aspettate. No, 22. Poi ovviamente è stata molto difficile, soprattutto ai round più elevati. Ah, guardate cosa è successo qua. Cioè, qua non so cosa cazzo ho fatto. Guardate, eh.
Come non so se lo sapete, ma round 22 spawnano due dei cosi, ora mi sfugge il nome. Guardate cosa ha fatto, ce n'erano due e come avete potuto vedere ho avuto un culo. Siamo riusciti, io sono riuscito a rianimare Matma, a bloccare quei cosi e a sparargli non so quanti colpi fino a che, velocizziamo un po', fino a che sono morti. E davvero che culo, ragazzi, non credo ci ricapiterà mai una cosa del genere. E comunque i Ragnarok mi sembra si chiamano, sono veramente forti appunto perché riescono a mobilizzare tutti i nemici. E purtroppo ora il gameplay finirà fra poco, appunto andiamo un po' avanti. Infatti, a un certo punto sono dovuto andare in bagno di corsa e ho iniziato ad avere problemi lì, diciamo, perché ecco, ora ero andato in bagno. Ora lo metto velocizzato, se no. Ecco, e ora ero ripartito. Ecco, da qui in poi mi ero dimenticato, però, che non avevo lo scudo. E purtroppo, dato che non avevo lo scudo, sono andato a pigliarlo qua. Stavo tornando alla zona della piramide e purtroppo mi sono incartato qua. Come appunto potete vedere. Matti qui ha fatto un escaping, proprio un escape madornale, veramente. Poi con gli archi ci siamo fatti strada, ho preso il Juggernaut. Poi purtroppo però non mi ricordo dove siamo morti. Ah sì. Allora. C'è Matte. Non mi ricordo come sono morto. Mi sembra sono morto tipo. Ecco, ora vi faccio vedere un po' cosa è successo. Dato che passando da là, perché dopo un po', ecco, ero riuscito a scappare dalle catacombe, sono riuscito ad andare qua, solo alla fine volevo pigliare, appunto. Aspettate, ecco. Guarda, mi avevano tutti chiuso in questo corridoio, in questo angolino, perché volevo pigliare questo coso per poi schizzare via. E purtroppo non ce l'ho fatta, mi hanno chiuso malamente tutti i cosi. Infatti, Matte però mi sa muore qua sopra. Purtroppo alla fine al round 26 ha purtroppo. Ecco qua, ora velocizzo un po'. Muore qua se non sbaglio. Ecco, dovrebbe morire qua. Mentre sparava a questi, se non sbaglio. Ecco, no? Ecco, mi ricordo. Peccato. E vabbè. Spero, purtroppo abbiamo fatto una partita così. Siamo arrivati fino al 26, poi purtroppo con un fail che mi hanno chiuso lì all'angolino, perché se non mi chiudevano all'angolino comunque Matteo non sarebbe mai morto perché sarebbe stato lì a girare e io sarei ritornato nella piramide e sarebbe stato tutto più tranquillo. E poi peccato, oh, vabbè. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Anche se purtroppo siamo morti malamente a round 26, che comunque non è poco, perché dopo che è uscito ormai da pochissimo la mappa, comunque round 26 ci si può accontentare, dai. E è durata 2 ore la partita, quindi non è poi così poco, dai. E spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video.